Abbiamo il piacere di presentarvi finalmente la generazione 5 dei touch panel MX, in questo caso vedete un 10 pollici, e salta subito all'occhio in questa demo la presenza delle note icone di applicazioni, il browser, in particolare un browser che permette di navigare, di visualizzare video, di accedere a contenuti e a documenti esterni. L'applicazione Skype, che fa uso ovviamente anche della telecamera e del microfono e casse incorporate, di altre applicazioni utili che possono essere, non so, le previsioni meteo, piuttosto che il poter accedere a, tramite, non so, applicazioni come Dropbox, a file esterni e poter visualizzare PDF comodamente senza dover stampare carta. Quindi un touch panel diventa una stazione sempre più ricca di funzioni che sostituisce tablet piuttosto che telefoni, perché il touch panel è in grado di effettuare telefonate chiamate VoIP SIP, la telecamera, come abbiamo detto, può essere utilizzata per video chat tra touch panel e touch panel, o per rispondere magari a un citofono in ambito domotico residenziale, e è dotato di un'antenna NFC per il riconoscimento tramite un badge. E i vari tagli permettono un'installazione da tavolo, da incasso, con risoluzioni e formati sia verticali che orizzontali, i più disparati. Salta all'occhio il 19 pollici, che esiste anche nella sua versione a 20 pollici, è un formato molto importante sia orizzontale che verticale, e che presenta una superficie grafica estremamente ampia per comprendere al suo interno tutta una serie di informazioni.